Presidente Roberto Maroni, che cosa sta accadendo per quanto riguarda il benchmark per la sanità? Il decreto del governo che ha messo Umbria, Marche ed Emilia Romagna, che sono tre regioni che nel passato hanno avuto piani di rientro perché hanno sforato. La Lombardia, che non ha mai sforato, è la regione benchmark per eccellenza, però incomprensibilmente è stata messa al quarto posto. Perché? Solo per ragioni politiche, e questo non va bene, perché se parliamo di politica è un conto, se parliamo di conti pubblici allora bisogna tener conto delle regioni virtuose. E questo non è stato fatto. E il governo ha fatto un decreto sulla base di valutazioni politiche e non dei conti. Quindi un altro grave errore. Cosa le fa pensare che sia stata una scelta politica? O qualcuno non sa fare i conti e allora se ne deve andare al Ministero dell'Economia, oppure li hanno fatti perché sono sotto l'evidenza di tutti, ed è stata una scelta di penalizzazione, di penalizzare una regione virtuosa per mettere dentro regioni di centrosinistra, e non può che essere questo, perché il fatto che la Lombardia sia la miglior regione dal punto di vista della gestione dei conti della sanità è un dato oggettivo, basta vedere i bilanci degli ultimi anni, di sempre, quindi averla esclusa è un fatto così clamoroso che o è una svista, però allora qualcuno al Ministero dell'Economia deve mettersi gli occhiali, o è stata una scelta, e ovviamente è la seconda, è stata una scelta politica che penalizza il merito e si basa solo su valutazioni politiche, che è la cosa più sbagliata quando parli dei conti pubblici. Che senso ha? Umbria, Marche, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Questa è la classifica del Ministero, questa è la classifica del governo per quanto riguarda le regioni benchmark. Ora, mettere la Lombardia quarta, essendo l'unica regione che non ha mai avuto piani di rientro, mi sembra veramente una scelta politica che non ha nessun fondamento. È una scelta politica che penalizza il merito, che penalizza la virtuosità, e quindi è una scelta assolutamente sbagliata. Scusi Presidente, da qui a settembre che cosa potrebbe di fatto cambiare? Cioè, o si riscrive completamente il decreto partendo anche da criteri differenti? Io ero pronto a discuterlo oggi, però è stato deciso di rinviarlo, anzi non era neanche all'ordine del giorno, nel senso che era all'ordine del giorno, questo è il motivo per cui io sono qua. Poi mi è stato comunicato che invece la discussione è stata rinviata a settembre. Ho preso atto di questo e vedremo a settembre, però insomma non è stata una decisione mia questa. La base di partenza non può essere il decreto che è stato prodotto dal governo. La base di partenza è quello, noi su quel decreto dovremo esprimere un forte dissenso, un totale dissenso, questo io dirò come Regione Lombardia, perché ripeto, se i criteri sono quelli della virtuosità non può essere il decreto, non è giusto il decreto. Se i criteri sono una valutazione politica, che cosa c'entra col benchmark? C'è un'evidente contraddizione, frutto, ripeto, o di un errore o, cosa più probabile, di una scelta politica che penalizza le regioni virtuose, Lombardia e Veneto. E questo è sbagliatissimo.